Benvenuti al GCN Italia Racing Show. Si sono corse davvero tantissime gare questa settimana di gran livello e sono tornati alla vittoria corridori che non vedevamo vincere da tempo. Quindi iniziamo subito la puntata perché c'è tanto di cui parlare. Partiamo con la vittoria di Elia Viviani 554 giorni dopo la sua ultima volta a braccia alzate. Tra l'altro la prima vittoria con la sua nuova squadra, il Team Cofidis. Ha vinto la Cholet Pays de la Loire, una corsa, una semiclassica 1.1, battendo a Berasturi e Barbi, anche se al terzo posto è arrivato Nasser Bonny sulla linea del traguardo. È stato però prima retrocesso, poi squalificato per un'azione abbastanza scorretta, molto scorretta, ai danni di Jack Stewart. Praticamente Bonny ha voluto prendere a tutti i costi le ruote di Viviani, che era già impegnata da Jack Stewart, e l'ha spinto contro le transenne. Stewart è riuscito a rimanere in piedi appoggiandosi con le spalle e i gomiti contro le transenne, che fortunatamente hanno retto molto bene, al contrario di quello che era successo in Polonia l'anno scorso a Katowice. Infatti l'azione di Bonny sembra molto simile a quella di Groenewegen, forse anche peggiore per certi punti di vista, perché Bonny sapeva esattamente quello che stava facendo, ha smesso anche di pedalare appoggiandosi al corridore britannico. Ora vedremo se lui c'è intenzione di prendere provvedimenti ulteriori nei confronti del velocista francese, che non è nuovo ad azioni di questo tipo, colpendo così l'azione, oppure si limiterà a colpire solo le conseguenze quando avvengono fatti che potevano essere ancora più tragici, come quelli successi a Fabio Jakobsen appunto l'anno scorso. Abbiamo visto a Cholet che le transenne hanno tenuto bene, non sono un nuovo modello, sono le classiche transenne senza piedini che arrivano fino in fondo creando una specie di barriera, muro contenitivo, e non si sono mosse. Soprattutto questo ha permesso a Stewart di appoggiarsi senza creare cadute e ulteriori conseguenze. Siamo stati molto felici di vedere i nuovi tipi di transenne gialle morbide montate alla E3 Arelbeck e anche alla Gent-Wevelgem. Sono transenne che dovrebbero contenere ancora meglio eventuali impatti, quindi migliorando ulteriormente il livello di sicurezza in arrivi allo sprint. E proprio dalla E3 voglio parlarvi in questo momento, una corsa che viene considerata il piccolo giro delle Fiandre, perché molti dei muri in pavé sono gli stessi che verranno affrontati alla Ronde. A 82 km dal traguardo la De Koenig Quickstep ha deciso di prendere in mano la situazione e rompere tutto. Si sono messi davanti a tirare Tim De Klerk e Bert van der Berge. Sul Timeberg hanno fatto una selezione incredibile, alla fine solo 9 corridori sono rimasti davanti, di cui 4 della Quickstep: Asgreen, Stibar, Lampaert, Seneschal, poi altri 5 corridori come Van Aert, Van der Poel, Matthews Trentin e Jasper Stuyven, insomma 9 di altissimo livello. Quando in un gruppo così ristretto ben 4 corridori sono della stessa squadra, le soluzioni sono differenti. La De Koenig sa che in Belgio la migliore difesa è l'attacco. Così la 67 dal traguardo ha deciso di sganciare Casper Asgreen, il danese fortissimo in pianura, e ha costretto gli altri corridori delle altre squadre a provare ad inseguirlo. La De Koenig da questo momento si è mossa benissimo, è sempre stata sulle ruote con Lampaert e Stibar e Seneschal ovviamente, cercando di far lavorare gli altri corridori. A 12 dal traguardo Casper Asgreen viene ripreso, in questo momento si pensa che possano partire altri corridori della De Koenig. Invece a 5 dall'arrivo riparte ancora Asgreen e non ce n'è per nessuno, riesce ad arrivare da solo. Tra l'altro Seneschal, che ha un buono spunto veloce, si è stato portato in carrozza fino al traguardo e così è riuscito a completare anche il podio con il suo secondo posto. Un'impresa fantastica da parte della De Koenig, che sembra un po' strana rispetto a quello che poi è successo domenica alla Gent-Wevelgem, in cui il miglior risultato è stato un 14° posto di Lampaert, ma andremo a parlarne successivamente. Parliamo della volta a Catalunya e soprattutto del risultato finale sorprendente. I primi 3 sono del Team Ineos Grenadier. Non succedeva in una corsa di questo livello dal Tour del Delfinato del 1982, quando la Toshiba riuscì a mettere 3 corridori sul podio nella classifica finale. È una cosa molto complicata se ci pensate, perché ovviamente oltre ai 3 corridori che devono andare fortissimo, quindi 3 capitani di fatto in una corsa World Tour dove sono tutte le squadre principali, gli altri 4 componenti della squadra devono lavorare come se fossero in 6, perché il capitano ovviamente non possono lavorare, quindi doppiamente complimenti al Team Ineos per questo risultato. A vincere è stato Adam Yates davanti a Richie Porte e Geraint Thomas. La classifica generale si è decisa presto nella seconda e nella terza tappa. La seconda, tra l'altro, una cronometro vinta da un altro corridore del Team Ineos, Rohan Dennis. Sono arrivati quinti, sesti e ottavi i 3 pretendenti per la classifica finale, nell'ordine Porte, Yates e Thomas, mentre il giorno successivo, nell'arrivo in salita, ha vinto Adam Yates. In questo modo la classifica generale è stata definita e al quarto posto è arrivato un 40enne Leandro Valverde, ancora in splendida forma. Proprio di questa fascia di età e generazione voglio parlarvi in questo momento, perché alla volta a Catalunya abbiamo visto corridori di un'altra generazione rispetto a quella che primeggia in queste gare, in questo inizio di stagione, andare veramente forte. Chavez è tornato al successo, è arrivato anche secondo in un'altra tappa dura.
Dennis ha vinto una prova a cronometro, non succedeva dal campionato del mondo di Innsbruck, quindi per un corridore come lui davvero da tantissimo tempo. Sagan è tornato alla vittoria, tanti lo davano per finito dopo il Covid e inizio di stagione non proprio brillante, anche se in realtà con un quarto posto a Milano-Sanremo si può dire tutto tranne che non fosse brillante. Ma anche Thomas De Gendt, un corridore che non vinceva dal Tour del 2019, ha vinto ovviamente alla De Gendt, alla sua maniera, in fuga all'attacco con Moritz nell'ultima tappa nel circuito bellissimo del Montjuïc a Barcellona. È riuscito a staccarlo sull'ultima salita, l'ultimo strappo, arrivare tutto solo al traguardo, alla sua maniera, insomma. Sono felice perché nonostante le nuove generazioni stiano andando fortissimo e ci stiano entusiasmando sicuramente, perché lo spettacolo che danno è fantastico, la vecchia guardia continua a tenere bene e lo spettacolo è assicurato anche con loro. Parliamo ora della Gent-Wevelgem, una classica del nord molto attesa che una volta si correva il mercoledì tra il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix, ma adesso prende posto la domenica prima del Giro delle Fiandre. Una gara in cui ovviamente ci si aspetta sempre la De Koenig, perché in queste gare sono i più attesi, che però ha deciso di cambiare il roster di partenza. Si aspettava probabilmente un arrivo allo sprint a ranghi ristretti, quindi ha portato Sam Bennett e Morkov al posto di Casper Asgreen e Seneschal, che sono andati fortissimo alla Tre Arbe, come abbiamo già visto. Il vento però era troppo forte per un arrivo in volata a ranghi compatti o comunque ristretti. Il vento era veramente forte e ha distrutto il gruppo già dopo 60 km dalla partenza, quando ne mancavano ancora 190 andare al traguardo. I corridori rimasti davanti sono di altissima qualità, adatti a questi tipi di gare, e la maggior parte di essi sono anche molto veloci. Il bello di queste gare è proprio vedere velocisti che di solito attendono le volate andare all'attacco. È il mese dell'anno in cui succede questo. Allo scollinamento dell'ultimo Kemmelberg rimangono davanti solo 9 corridori, la coppia della Jumbo-Visma, Van Aert e Van Hooydonk, i tre italiani Colbrelli, Trentin e Nizzolo, il campione svizzero Kung, Danny Van Poppel, Michael Matthews e anche il velocista Sam Bennett della De Koenig Quickstep, unico corridore Quickstep rimasto davanti, quindi tutte le aspettative di questa squadra sono sulle spalle del velocista irlandese, che però inizia a avere problemi di indigestione, rimette e dopo poco perde completamente le energie. Pensate che tutti quegli zuccheri, anziché andare nel suo intestino ed essere assimilati e trasformati in energia, sono usciti dalla sua bocca e quindi ovviamente è rimasto completamente vuoto. Pensate che negli ultimi 7 km è riuscito a perdere più di 4 minuti, si è spenta completamente la luce. Anche Danny Van Poppel si stacca a causa di una trenata che hanno fatto gli altri corridori di questo gruppo, vedendo che Sam Bennett era un po' in difficoltà, quindi alla fine arrivano soltanto in 7 a giocarsi la vittoria finale. Van Aert ci crede, sa della sua forza in volata, nonostante abbia con sé corridori molto veloci come Matthews e Nizzolo, decide di far tirare Van Hooydonk negli ultimi chilometri per evitare attacchi, soprattutto da parte di Kung, che tra questi è il meno veloce, quindi quello che più probabilmente potrebbe attaccare. L'azione di Van Hooydonk mette il gruppo in fila indiana, nessuno attacca e portano Van Aert agli ultimi 300 metri. Kung anticipa, Matthews lo segue ma non ha le gambe, Van Aert parte e riesce a vincere, nessuno riesce più a superarlo. Mi spiace per i tre italiani, soprattutto per Nizzolo, arrivato secondo, perché era una posizione ottima, era nell'ultimo posto di questo trenino di 7 corridori, è partito anche al momento giusto, però è andato a sinistra anziché a destra ed è rimasto chiuso, ha dovuto smettere di pedalare, ritrovare un varco per uscire, ripartire a fare lo sprint e ha fatto in tempo con arrivare in seconda posizione. Secondo me sarebbe potuta giocare con Van Aert se fosse partito nel posto giusto al momento giusto. La gara femminile è arrivata qualche ora dopo quella maschile, sono partite dopo ovviamente, gara di 150 km circa. Il gruppo è esploso in modo meno evidente rispetto alla prova maschile, sono arrivate una trentina di ragazze al traguardo e è stato reso tutto molto incerto dall'azione della Elisa Longoborghini e Soraya Paladin a circa 15 km dal traguardo. Sembrava un'azione destinata ad essere ripresa, visto anche il folto gruppo dietro le due ragazze italiane, composto anche da tante ragazze dalla SD Works, dal team Canyon SRAM, dalla Jumbo Visma. Però è rimasta incerta fino alla fine, soprattutto Elisa ha tirato tantissimo, Soraya ha dato i cambi quando riusciva e sono state riprese praticamente a 400 metri dal traguardo. A questo punto è partita la volata e Marianne Vos è riuscita a vincere davanti a Lotte Kopecky, la forte sprinter belga. La Vos tra l'altro sarà doppiamente contento per aver vinto una delle pochissime gare che non aveva mai vinto in carriera, la Gent-Wevelgem. Alle sue spalle Lotte Kopecky, poi Lisa Brennauer, al quarto posto Elisa Balsamo e al quinto Marta Bastianelli. Si è corsa anche questa settimana la Oxygen Classic Brugge de Pan, sia maschile che femminile, a vincere sono stati Sam Bennett con un arrivo in volata, forse anche questo ha deciso la De Koenig a portarlo come punta per la Gent-Wevelgem, mentre nella prova femminile Grace Brown è riuscita ad anticipare il gruppo delle migliori con avere una manciata di secondi facendo un attacco a 10 dal traguardo.
In Italia si è disputata la settimana internazionale Coppie Bartali, corsa 2.1 che parla danese. Al primo posto Vingegaard, che dopo il bellissimo successo al White Tour un po' sorpresa riesce a ripetersi qui in Italia con una vittoria di tappa e la classifica finale. Dietro di lui un altro olandese, Michael Honoré, che tra l'altro si sposerà presto con una ragazza italiana, quindi ama il nostro paese ed è molto felice di aver raggiunto questo successo, oltre ad un successo di tappa anche per lui. Primo degli italiani il neoprofessionista Kevin Colleone all'11° posto. Alcune informazioni prima di concludere: purtroppo abbiamo recepito che probabilmente la Parigi-Roubaix non si correrà nemmeno quest'anno, almeno non in primavera, forse potrebbe essere rimandata a questo autunno. Philippe Gilbert continua a rimanere l'ultimo vincitore in carica della corsa che a me personalmente piace di più in assoluto, sono veramente triste se non verrà corsa il 10 aprile. Anche questa settimana ci sono tantissime gare da vedere sul GCN Plus, a partire dalla Dwars-Dorvladeren nella corsa attraverso le Fiandre, sia maschile che femminile. Poi abbiamo la Route de la Derie V3, il GP Miguel Indurain, il Giro delle Fiandre maschile e femminile, la Route Orangel, e poi dal 5 al 10 aprile inizia anche il Giro dei Paesi Baschi, quindi appuntamenti ricchissimi sull'app di GCN. Siamo arrivati alla conclusione anche di questo GCN Italia Racing Show. Le informazioni e le notizie erano davvero tantissime, stanno correndo ovunque e a noi piace raccontarvi tutto quello che succede nel mondo del ciclismo professionistico. Se piace anche a voi, mettete un bel like a questo video, commentate qui sotto, fateci sapere quello che ne pensate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!